Adesso la parola al segretario federale uscente, Roberto Maroni. Grazie. Prima di dire due parole vorrei rendere omaggio a un amico, a un grande leghista che ci ha lasciato, Gipo Farassino. Dal Piemonte chi passa in front sta via città montagne dal me paese chi sghice lei dal paradiso pur te la sento il ciel i segni di un bugione. Bene, siccome siamo padani è quasi l'ora di pranzo, vediamo di fare in fretta. Ho firmato poco fa la lettera di dimissioni da segretario federale per completare il percorso statutario. Non è un atto di rinuncia, tutt'altro. Io lo intendo come un atto d'amore per la nostra grande Lega. Un atto d'amore perché bisogna capire quando è il momento di fare certe cose e trovare le persone giuste. Io mi sono impegnato in tutti questi anni, dall'inizio, per fare in posizioni di responsabilità, di governo, con i nostri alleati, la riforma federale a Roma e ora in regione. È complicato, è difficile, è lungo, richiede tempo. Abbiamo degli alleati che non sono sempre d'accordo con noi. È una strada che però voglio percorrere fino in fondo, impegnandomi come governatore della regione assieme agli altri colleghi Luca Zaia e Roberto Cota nel progetto della macro regione del Nord. È un progetto che aveva inventato, un'idea che aveva inventato Gianfranco Miglio, che vuol dire poi il primo passo verso la Padania come regione d'Europa. È una strada che vogliamo percorrere, che stiamo percorrendo tra mille difficoltà, le resistenze degli alleati, le resistenze del governo di Roma, l'opposizione forte e netta della sinistra, anche della sinistra del Nord, che ha capito che quella è la direzione giusta e si è già messa di traverso. La neoeletta presidente del Friuli Venezia Giulia, Serracchiani, ha detto no alla macroregione. Ecco, queste sono le difficoltà. Che cosa vuol dire? Che non riusciremo a farla? Io dico di sì. Ci stiamo lavorando e ci stiamo lavorando intensamente. Però accanto a questo duro lavoro, che spesso passa in secondo piano rispetto alle notizie, al gossip, rispetto alle stronzate che scrivono su di noi i giornali tutti i giorni, quei servi. Noi continuiamo e continueremo fino in fondo, senza farci intimidire, senza farci impressionare.
Non è facile perché siamo gli unici noi della Lega a volere davvero la riforma della nuova macroregione. Ma allora io ho pensato, accanto a questo lavoro che noi facciamo ci deve essere qualcun altro che torna sulle barricate, che torna alla Lega dell'identità, alla Lega delle battaglie, contro questa Europa dei banchieri, noi vogliamo l'Europa dei popoli, contro l'euro, perché no? Caro Umberto, sarà dura, certo, sarà dura, ma a noi le battaglie facili non sono mai piaciute e non vogliamo tornare alla lira, vogliamo tornare alla moneta nostra, della Padania, questa è la battaglia contro l'euro. E io penso che sia giunto, l'ho pensato qualche mese fa, sia giunto il momento di lasciare la segreteria ad una persona che possa davvero, con l'energia straordinaria che serve in questo momento, facendo l'alleanza con i nostri compagni di viaggio verso l'Europa dei popoli, quelli che sono intervenuti oggi. È stata oggi una giornata da questo punto di vista straordinaria. Grazie a Lorenzo Fontana, grazie a Matteo Salvini, grazie a Mario Borghezio per aver coltivato queste relazioni che oggi ci portano a dire può nascere in Europa una nuova rete di alleanze eurocritici, di partiti eurocritici, di partiti che vogliono un'Europa diversa. Oggi, non a caso, il presidente della BCE Mario Draghi ha detto è sbagliato uscire dall'euro, sono i banchieri che vogliono l'Europa dell'euro, sono i banchieri che vogliono negare la sovranità ai popoli. E allora io ho messo in moto il meccanismo per portare al rinnovamento, alla guida della Lega forte, della Lega identitaria, una persona che potesse occuparsi a tempo pieno, cosa che io non posso fare governando la Regione Lombardia, delle nostre sacrosante battaglie. Però non ho voluto essere io quello che indicava e neppure lasciare ai 500 delegati del Congresso. Ho voluto coinvolgere il popolo della Lega, i militanti. È per questo che ho deciso di aprire le consultazioni a tutti i militanti con un anno di anzianità. È stato un esperimento nuovo, è stato un esperimento che poteva anche fallire, poteva andare a votare il 20%, poteva non riuscire, problemi organizzativi, e invece non è stato così. Pur facendo, tranne in pochissime province, un solo seggio per provincia, più del 60% dei militanti leghisti sono andati a votare. Dove abbiamo fatto 4-5 seggi siamo arrivati all'80%. Questa è la strada da seguire. Io vorrei invitare Matteo Salvini sulle scelte importanti che ci aspettano in futuro, l'euro, le alleanze, di rifare questo esperimento, di prendere questa buona pratica, di sentire l'opinione, di far decidere il popolo della Lega e non solo la segreteria politica. Ha votato più del 60%, ma alcuni giornali, alcuni giornalisti gli rode tanto che la Lega non sia morta, che sia lì, che l'ultimo sondaggio dice che siamo cresciuti in una settimana di un punto, gli rode tanto che oggi hanno scritto ha votato appena il 59,99, gli rode, bene, vi roda pure, noi siamo ripartiti alla grande. Accanto all'azione di governo che facciamo noi governatori, che fanno i sindaci, che fanno i rappresentanti nelle istituzioni, un'azione complicata, difficile, perché Roma ci taglia i fondi, perché Roma ci porta via i nostri soldi, i soldi dei nostri amministratori. Accanto a questa azione, che presto diventerà un'azione di lotta vera sul territorio,
serve una Lega di battaglia. È per questo che io sono davvero contento del risultato delle consultazioni, delle elezioni che abbiamo fatto tra i militanti. Sono contento perché conosco Matteo Salvini, lo stimo, è un leghista doc, è uno che ha fatto mille battaglie, è uno che non ha paura, è uno che parla chiaro, si fa capire, è uno che ha la visione strategica. Futuro è indipendenza, c'è scritto, è il motto che ho voluto per questo congresso. Futuro è indipendenza e passerà, ne sono convinto, e io sono pronto a farlo in Lombardia, come Luca Zaia in Veneto, attraverso il referendum per l'indipendenza da Roma. Come fa la Catalogna, come fa la Scozia, noi siamo pronti. Padania libera!